La più grande casa di riposo di Padova, una delle più importanti del Veneto. La Alta Vita Ira, quattro plessi per quasi 600 anziani ospiti fra il capoluogo uraneo e la sua centrale urbana, ha dovuto attuare misure drastiche di contenimento dei costi che hanno provocato preoccupazione fra i sindacati di categoria, che ben sanno però la condizione complessiva degli altri istituti veneti. La Regione ha tagliato le quote sia Alzheimer, stati vegetativi, eccetera, di un 30%, sono ferme la quantità, diciamo, di impegnative, per cui le case di riposo vanno sul mercato di fatto a rubarsi le impegnative. Hanno una imposizione fiscale diversa dalle case di riposo private, sostituzioni di maternità che devono comunque accollarsi loro e assenze per malattia, quindi vanno in default economico quasi tutte le IPAB, siamo in difficoltà su tutte, però chiaramente qui c'è un problema diverso. E i rischi sono in parte contenuti per i 420 dipendenti e con contratto a tempo indeterminato, almeno a sentire la proprietà. Le indicazioni di Bedin ci hanno parlato di stare tranquilli per i dipendenti a tempo indeterminato. Oggi stanno rischiando e stanno cessando effettivamente i lavoratori a tempo determinato che in scadenza non vengono rinnovati. Ma quanti sono effettivamente i precari? All'incirca avremo più di 100 precari che sostituiscono dai servizi di OS agli infermieri, ai servizi base di polizia dei reparti. E sono sempre stati fatti concorsi pubblici, cui ha partecipato sempre molta gente. Adesso diciamo che c'è un blocco perché appunto si sta rivedendo anche la spesa del personale. I sindacati vorrebbero fosse fatta luce sugli effettivi risparmi che deriverebbero dalla esternalizzazione di alcuni servizi. Esternalizzando, come ci hanno detto, dovrebbero risparmiare 250.000 euro. Se però la cucina è di proprietà dell'ente, i dipendenti sono pagati dall'ente perché vengono messi in distacco alla ditta che vincerà la gara, la ditta poi dovrà acquistare il materiale per far da mangiare, eccetera. Non capiamo veramente dove stia il risparmio. In parole povere, ne rimetterebbe di più la qualità del servizio o quella del cibo fornito? È chiaro che l'amministrazione praticamente non può lanciare una ricetta a spizzichi e bocconi, ma deve rilanciare la struttura nel suo insieme attraverso un piano industriale che deve concertare con le organizzazioni sindacali. E in questo piano industriale devono essere presi in considerazione tutti i costi e tutti i ricavi sostanzialmente e le soluzioni che vogliono per garantire i lavoratori nel medio e lungo termine.